Intervengo per esprimere il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Stiamo parlando di un atto che si occupa di urbanistica, di governo del territorio e ricordo a tutti l'etimologia, il significato della parola governo che deriva dal verbo latino, ancora prima da quello greco, reggere il timone. Ecco, a noi con questa legge ci sembra che più che reggere il timone si passi dal guidare una ruspa. Perché con questa legge viene completamente asfaltata e distrutta la storia di buon governo e di regione esempio per gli atti di pianificazione del governo del territorio. Ricordo che questa legge commissaria i comuni sulle grandi opere e sulle grandi opere deciderà tutto Rossi. Noi abbiamo presentato 17 emendamenti, 16 sono stati bocciati, solo uno è stato accettato. Per le grandi opere già accelerate dalla legge speciale 35 del 2011, questa legge consentirebbe al Presidente di modificare la pianificazione urbanistica regionale e comunale con un suo decreto, in forza ad un semplice accordo di programma. Praticamente, per fare un esempio, il nuovo aeroporto di Firenze o un inceneritore qualsiasi o un impianto di recupero di metalli come quello di Montelupo Fiorentino si farebbero con la firma di Rossi e un interlocutore istituzionale, magari un interlocutore del PD, in barba ai cittadini e all'amministrazione comunale contraria. Inoltre, riteniamo grave e ingiustificato proporre la cancellazione degli aspetti idrogeologici e della dinamica costiera tra i pericoli da valutare e monitorare rispetto alla pianificazione urbanistica comunale, gravissimo. Se il PD andrà diritto sul punto, potremo vedere comuni toscani fare piani strutturali che autorizzano edifici in aree idrogeologiche pericolose. Infine, è preoccupante l'idea di superare con un colpo di spugna le UTOE, unità territoriali organiche elementari, ovvero l'idea che nelle città debba esserci omogeneità dei servizi per ogni nucleo abitativo. Ma ancora più grave è che mentre noi oggi stiamo qua discutendo di questo pericolosissimo atto, la coppia di fatto Renzi-Rossi persegue la sua nefasta azione, perché mentre oggi noi stiamo discutendo qua, il nostro Presidente del Consiglio Renzi presenta un atto gravissimo, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, con un atto del governo che noi riteniamo incostituzionale, si persegue la stessa strada a livello governativo. Con questo atto il governo si attribuisce poteri pressoché illimitati. Questa è la democrazia del Partito Democratico. Per realizzare impianti di gestione dei rifiuti come inceneritori, impianti di coinceneramento, licenze edilizie e relativi procedimenti per la tutela del paesaggio e beni culturali, utilizzo di terre e rocce da scavo, guarda caso. Costruzione di insediamenti industriali con relative autorizzazioni, procedure espropriative in senso lato, scarichi idrici, dragaggi e bonifiche ambientali di siti inquinati. Ci hanno spiegato i nostri colleghi portavoce Scibone e Cioffi. Il governo Renzi con questo atto esautora in maniera autoritaria sindaci e presidenti di regione. Lo schema prevede infatti che il coinvolgimento degli enti territoriali è comunque escluso nel caso in cui, guarda caso, sussista un preminente interesse nazionale alla realizzazione dell'opera, così come previsto anche dall'atto regionale. Se l'opera è ritenuta di interesse nazionale, il Presidente del Consiglio può altresì delegare all'esercizio del potere sostitutivo il Presidente della Regione o il Sindaco. Ma dove siamo? Ma siete impazziti! Ma anche in questo caso si lascia nelle mani del Governo la scelta di delegare il potere solo ai sindaci e presidenti di regione accondiscendenti. Se uniamo questo atto alla riforma, allo stravolgimento democratico causato dalla riforma costituzionale, che dà più potere al Governo e dall'Italicum, che assomiglia moltissimo a quella legge elettorale acerbo che permise l'avvento del fascismo, e aggiungiamo anche le norme che danno più potere ai prefetti nella riforma della pubblica amministrazione, siamo di fronte ad un autoritarismo dell'uomo solo al comando. E noi non lo permetteremo mai. Vi ricordiamo che la coppia di fatto Renzi e Rossi ha i giorni contati e presto vi manderemo a casa.